Allora, mi faccio un piccolo video come faccio io le cinture delle gonne o dei pantaloni. Allora, in pratica, da un lato me la stiro. Questo è il primo metodo e mi lascio dalla parte sotto un centimetro circa. Se non è precisa, mi scuso, però è solo per farvi vedere. Allora, questa è la prima cinturina. Diciamo che una è sorfilata e l'altra invece non me la sorfilo e poi vi mostro perché. Mi stiro sempre allo stesso modo. Intanto, vabbè, la cintura da un lato io ho l'intacchino dove praticamente deve uscire il bottone, diciamo, e dall'altra invece è dritta. Quindi che faccio? Vi faccio vedere. Allora, alla macchina mi faccio un lato piegato dal rovescio a piedino e mi faccio la prima chiusura. Me lo faccio anche all'altra cintura, tanto il modo di fare è sempre uguale, cambia solo l'attacco. Ed è questo. Dall'altro lato invece io ho un intacco. Allora che faccio? Faccio sempre cucitura a piedino, mi apro questa cucitura e mi giro fin dove arriva l'intacco. Mi allungo l'intacco così, vabbè, un attimo prendo le forbici. Allora, mi taglio la punta e me lo giro in questo modo. Allora, ed è questo il primo cinturino. Naturalmente, se dovessi farlo per un pantalone sarei più precisa. Allora, mi faccio un piccolo intacco anche alla parte di sotto perché altrimenti non riesce a girare bene, quindi dovrebbe uscire una cosa così, sia da una parte e dall'altra invece rifinita così. Magari mi faccio una piccola impuntura, me la faccio così, vedete. Io me la sono fatta senza guida, vi potete mettere tranquillamente una guida per andare dritti. Allora, da un lato abbiamo detto che ho fatto questo, considerato che questa qua mi sono fatto la sorfilatura e poi vi dico perché. Allora, questo è lo stesso procedimento dell'altro, mi apro sempre la cucitura. Arrivo fino all'intacco. Mi faccio un intacco sia sotto che sopra in modo da farlo girare bene e me lo giro anche questo. Allora, io vi voglio far vedere due tipi di attacco cintura. Naturalmente mi impunturo anche questa, mi caccio bene le punte e me le impunturo. Adesso non perdo tempo perché sennò diventa troppo noioso il video. Allora, questo magari me lo impunturo a piedino. La cosa che dicevo io dello spessore dietro, me lo metto dietro in modo da far camminare bene la cucitura e vado. Anche se la mia macchina non sempre ha bisogno di questo perché è una macchina industriale. Allora, e mi arrivo sempre qua. Allora, ed è questo il secondo cinturino. Allora, per attaccare il primo cinturino, questo, io mi faccio questo. Allora, siccome io ho lasciato sorfilato la parte dietro, che faccio? Mo, non sto guardando se è destro o sinistro, però. Allora, mi metto dal lato dritto, mi metto. Faccio questo, aspetta, mi è scappato.
e lo faccio così. Allora, mi tengo steso questa cintura e mi segno così, ed è uno. Mi metto giusto, naturalmente mi segno la parte dove viene attaccata la cintura. Me lo tengo steso, me lo tengo. Aspetta che questo l'ho fatto troppo lungo, non mi serve, perché ripeto, io faccio solo delle simulazioni. Mi metto giusto anche questo e mi vado a cucire il cinturino. Ed è questo. Vabbè, naturalmente questo cioè dopo che avete attaccato la cerniera e dopo che avete fatto tutto, quindi questa è la parte finita della gonna, diciamo, davanti, e dietro vi viene così, in questo modo, che poi abbottonata viene così ed è una. L'altro modo invece di attaccarla è questo. Allora, io dalla parte del rovescio mi faccio questo. Questo è il rovescio della gonna con il dritto del cinturino. Magari mi faccio i riferimenti con un gessetto o una penna dove devo cucire. Io in questo caso non me lo faccio perché so che ho lasciato circa 1 centimetro. E quindi mi vado a cucire. Mi vado a cucire fino alla fine, mi vado a cucire fino e finisco qui. Poi dal dritto mi faccio questo. Mi faccio sempre la stessa cosa che ho fatto a quello, solo che in questo caso mi sono fermato il dietro per girarlo dalla parte dentro. Mi nascondo la cucitura, naturalmente. Se ho segnato, non ci dovrebbero. Scusate, si è sfilata la macchina. Allora, mi vado a cucire, dicevo, questo. Naturalmente mi tengo stesa la parte sotto, mi tengo, e la parte di sopra la lascio cadere come va. Si è consumato pure il cotone sotto. Allora, dicevo, tenete stesa la parte di sotto e la parte di sopra la tenete bella. Naturalmente, se avessi tagliato bene tutto sarebbe uscito meglio. E questo è l'altro metodo di fare la cintura. Cioè, alla fine, se questo sarebbe scappato, a me non avrebbe dato fastidio perché era già cucito. Ed è questo l'altro modo di tagliare, la cintura. Spero di essere stata chiara e che vi sia piaciuto.